Credo che l'amore sia il motore immobile che muove tutto il mondo, l'umanità intera, perché senza un sentimento così grande che l'amore per cui esistiamo, ci muoviamo, lottiamo ogni giorno, non avrebbe senso, credo, proprio la nostra vita. È la città degli innamorati dove il 14 febbraio è ancora di più simbolo dell'amore, dell'accettazione, dei sentimenti più profondi. San Valentino, prete e martire, patrono della città di San Valentino Torio, dove vengono custodite le reliquie nella chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, viene venerato e pregato soprattutto in questi giorni dove le coppie si recano ai piedi dell'altare perché vi sia la benedizione del proprio amore. E lo si fa con fede, con speranza e con la forza di dedicarsi all'altro. Ed è da questo luogo dedicato alle emozioni, dal parroco della città degli innamorati, Don Alessandro Cirillo, che parte il messaggio forte di amore puro, di rispetto, di comprensione. È da qui che parte forte il messaggio contro la violenza sulle donne, perché l'amore non può essere mai associato ad alcun tipo di violenza, perché un amore malato, tossico, non è amore e non lo è mai. Ed è da qui che parte il messaggio perché vi siano sempre più centri di ascolto e di supporto per le donne, per rinascere e per ricostruirsi. E la donna, quando non è più vista come colei che mi completa, e allora scatta una violenza di possesso, ecco, l'amore egoistico. L'amore egoistico tende a possedere. Spesso le donne come primo punto di riferimento hanno proprio voi, la Chiesa. Sì, è chiaro che molte cose rientrano nel foro interno, cioè nella confessione, tante donne si aprono, confessano, dicono, però. Credo che c'è ancora difficoltà nella cultura proprio generale, anche nel saper indirizzare. È vero che ci sono anche qui a San Valentino, c'è un centro di ascolto per le violenze. Il problema è il passo successivo, che anche in Campania siamo una delle regioni con forse quasi zero, meno da quello che io so in giro nella Campania, cioè queste donne che denunciano le violenze che subiscono psichiche, morali, fisiche, economiche, i ricatti economici che devono subire quando la donna non ha una capacità professionale di indipendenza economica. E dove vanno queste donne? Sì, denunciano pure, ma poi dove vengono accompagnate? Dove vengono collocate? Abbiamo ancora pochissime, credo, pochissime realtà di accoglienza di donne che vengono violate. E non basta solo l'ascolto, poi bisogna agire, perché quando una donna poi denuncia, si espone a una violenza che è senza pari, perché da chi viene la violenza? Da chi l'avrebbe dovuta custodire, amare, proteggere? Noi veniamo da giorni in cui c'è il rischio della chiusura dei centri antiviolenza nell'agro perché mancano i fondi. Insomma, noi stavamo parlando con lei proprio di questo, il fatto di fare rete e garantire delle risposte che siano sicuramente di ascolto, ma soprattutto di supporto per ricostruirsi. E credo che questo sia un allarme che non va certamente preso sotto misura, perché se le donne hanno il coraggio di denunciare, le istituzioni, a cominciare dalla regione che deve mettere in campo i fondi con i piani di zona, anche qui nell'agro nocerino sarnese, credo sia oggi uno dei obiettivi primari perché un'amministrazione deve darsi. Perché? Perché queste donne con bambini dove vanno? Chi li sostiene? Incentivare dei fondi proprio per l'accoglienza e il supporto alle donne, non solo il supporto psicologico che ci vuole anche nei piani di zona, nei centri di ascolto, ma poi materialmente case dove queste donne possono stare con i bambini e soprattutto poi aiutarle anche ad avere un'indipendenza economica.